dei fermini, gli spuntini che si fanno quando la fame morde, ma non è ancora l'ora di cena. Si dirà che l'ottimo è nemico del bene e che intanto si è intervenuti su questioni importanti reperendo somme non indifferenti, ma credo che per la parte delle questioni presenti nel disegno di legge il fermino serva a far passare temporaneamente la fame, rovinando al tempo stesso una cena che con maggiore impegno sarebbe stata più salutare. A ciò si aggiunga, da un punto di vista del metodo, magari meno evidente ma comunque rilevante, che molte misure contenute nel provvedimento vanno a sovrapporsi ad altre presenti in altri atti, in primis la legge di stabilità di recente approvazione. Il voto negativo dei deputati, che i deputati di Ala esprimeranno su questo disegno di legge, vorrei in sintesi essere uno da stimolo affinché il futuro del governo agisca con maggiore metodo e minore improvvisazione. Grazie. Grazie collega Mottola. Adesso il collega Palese, prego. Sì, grazie signor Presidente. Preannuncio il voto contrario, cioè della componente dei riformatori e conservisti, perché c'è tutta la cosa c'è più determinata rispetto alla situazione c'è dell'omnibus. Noi abbiamo c'è un decreto c'è che è un omnibus di fatto. Questo decreto c'è che è un omnibus. Non può riscontrareci il nostro favore. Non può riscontrareci il nostro favore c'è per un motivo molto semplice, perché si è fatta adesso la legge di stabilità e questa legge di stabilità ha 999 commi. Praticamente c'è un omnibus c'è sconfinato che si interviene su tutto. Come se non bastasse, c'è in piena legge di stabilità, c'è il governo decide di far determinare c'è questo decreto legge con le coperture. Le coperture c'è che vengono c'è individuate c'è sostanzialmente con una giustificazione. Cioè, siccome queste sono risorse c'è non spese, c'è non impegnate, seppur c'è in presenza del bilancio dello Stato, noi le cambiamoci di destinazione e le impegniamoci su questo decreto. E peggio ancora, altre risorse che forse andavano anche in perenzione, e la determinazione cioè che si è avuta cioè rispetto alla situazione della perenzione nel contesto cioè per la sostenibilità tecnica pure di quanto era stato e quanto era emerso su questo decreto in termini di coperture, con tante perplessità da parte pure della Ragioneria Generale dello Stato. Poi sostanzialmente in che cosa consiste? Cioè parte questo decreto legge cioè per quello che è l'aspetto cioè principale e che riguarda in pratica il cosiddetto decreto cioè giubileo, ma di fatto non è così, perché giubileo sì è contenuto in questo decreto, cioè però si parla anche di interventi per la Regione Campania, in particolare cioè per i rifiuti, per le bonifiche e per le ecoballe con terra dei fuochi, di Expo cioè, e poi del giubileo, e inoltre anche sulla situazione dell'impiantistica cioè sportiva. E anche in situazione dell'impiantistica sportiva qui non è stato accettato nessun tipo cioè, di correzione, nessun tipo di emendamento da parte del governo e da parte della maggioranza, rischiando anche qui che possa scatenarsi l'ennesimo conflitto di attribuzione rispetto alla competenza delle regioni. Questo conflitto c'è di competenza che sicuramente si scatenerà con le regioni, c'è perché titolari esclusive della materia in termini sportivi ci sono le regioni, e quindi c'è fin troppo evidente che nel momento che non si accettano modifiche, che i piani dovevano essere c'è fatti dal governo ma d'intesa con le regioni oppure in accordo con le regioni, è inevitabile che possa scatenarsi questo contenzioso. In più anche non sono stati accettati degli accorgimenti e dei suggerimenti rispetto cioè ai comuni che sono titolari in via cioè esclusiva cioè della competenza urbanistica rispetto al proprio territorio. Quindi ci sono proprio degli stravolgimenti come al solito da parte del governo. Ma io volevo soffermarmici in maniera particolare cioè sulla situazione cioè Terra dei Fuochi, che è stata oggetto di discussione cioè di un'intera giornata, perché noi riteniamo cioè che
il provvedimento che è stato varato, cioè dal governo, sia un provvedimento completamente insufficiente. Non c'è dubbio, cioè, che bisogna porre rimedio e riparo alle ecoballe, ma noi siamo sotto infrazione, signor Presidente, cioè per il fatto che mancano le bonifiche. E siccome non si prevede nulla rispetto alla situazione delle bonifiche, qui io ritorno su un punto, cioè sin dal 1995, cioè rispetto alla Regione Campania, nonostante che ci sono stati governi diversi e maggioranze diverse nell'arco di questi 21 anni, ci sono state anche maggioranze e governi diversi a livello regionale e a livello territoriale, cioè con i comuni, i più svariati e i più articolati, ma noi tutt'oggi continuiamo a non riuscire a risolvere questo problema, e quindi c'è un intero fallimento della classe dirigente. Inoltre, c'è, come se tutto ciò non bastasse, questo provoca anche un danno dal punto di vista finanziario, provoca un danno sulle tasche dei cittadini, perché stando sotto inflazione io mi limito a descrivere grosso modo quello che è successo e quello che lo Stato italiano è stato costretto a pagare come inflazione alla Comunità Europea, perché non sono state affrontate le bonifiche in Campania a Terra dei Fuochi. 1 dicembre 2014 la Corte di Giustizia Europea condanna l'Italia a pagare una multa di 40 milioni di euro per non aver contrastato lo sversamento illegale di rifiuti tossici in Campania, multa pagata nel febbraio 2015. Giugno 2015 la Commissione europea rileva che 185 siti gravemente inquinati della Terra dei Fuochi non sono stati bonificati e condanna l'Italia a pagare altri 40 milioni di euro, multa pagata dal governo nell'agosto 2015. Luglio 2015 la Corte di Giustizia europea infligge all'Italia un'altra multa di 20 milioni per la mancata bonifica dei siti inquinati e ordina una sanzione di 120.000 euro al giorno finché le autorità italiane non avranno risolto il problema. L'Italia paga i 20 milioni in settembre, mentre la sanzione di 120.000 euro è tuttora in vigore. Per consentire all'Italia di bonificare le aree inquinate, l'Unione Europea aveva concesso alla Campania, perché anche questo è un problema, che il problema non è solo del governo, è anche di una regione, cioè che negli anni non ha utilizzato i soldi per le bonifiche. E non è giusto che si continui ad eludere il problema giocando a ping pong. Io ho sentito con grande rispetto le posizioni chiaramente dei colleghi del territorio, cioè che si rimpallano responsabilità in riferimento e invece non sollecitano il governo a fare un intervento sostitutivo, magari anche con un intervento gestionale militare rispetto a queste situazioni, perché solamente in questa maniera si possono risolvere i problemi che la politica e una classe dirigente nel suo complesso per ben 21 anni non è stata capace di risolverlo, anzi li aggrava con gli scandali, li aggrava con la gente che si ammala di cancro, li ammala in tutti i sensi rispetto a questo dato senza avere la possibilità di risolvere. È come se non bastasse, soldi dati per le bonifiche che sono utilizzati previa autorizzazione da parte di questo Parlamento a che potessero poi ripianare i debiti della sanità, altra nota dolente dove la corruzione è noto la fa da padrona in tutte le regioni. Detto questo, per consentire all'Italia di bonificare le aree inquinate, l'Unione Europea aveva concesso alla Campania 140 milioni di euro da spendere nel periodo 2007-2013, ma a fine 2013 risultavano investiti e certificati appena 8 milioni. Bruxelles, per venire incontro all'Italia, concesse altri 2 anni, ma anche a fine 2015 i fondi europei disponibili, 132 milioni, non risultavano ancora spesi. Renzi ha chiesto alla Commissione UE di poter disporre dei fondi europei non spesi finora e si è impegnato a investirli insieme a quelli stanziati nella legge di stabilità 2016, 300 milioni in 3 anni, di cui 100 quest'anno, 150 nel 2017 e 50 nel 2018. È fin troppo evidente che davanti c'è una situazione del genere. È inutile che ci prendiamo in giro, che il piano sia del Presidente della Regione X o del Commissario Y.
che sia c'è poi supportato cioè dal governo di centrodestra, di centrosinistra o da altri governi tecnici e non, cioè hanno fatto un buco nell'acqua, c'è un fallimento, lì occorre che ci sia un intervento sostitutivo serio a difesa dei cittadini, della salute dei cittadini, a difesa delle tasche dei cittadini, non solo veramente delle tasche dei cittadini della Campania, ma delle tasche dell'intero paese, perché poi ci paghiamo tutti, e che per poter risolvere questo problema. Tutto ciò che è stato proposto finora è stato un grande fallimento. A me spiace che ci sia una versione ideologica, forse supportata anche da qualche ricerca, di un modesto inquinamento in riferimento al mega e dannoso inquinamento che c'è attualmente in Campania, mi riferisco all'installazione di termovalorizzatori, dove non c'è altro scampo e altra soluzione. Occorre farne 3-4, altro che c'è, e così si smaltiscono le ecoballe, così si mette fine a questo grande problema. Certamente il solo trasporto di queste ecoballe, oltre a porreci problemi di legalità, perché dobbiamo andare a finire a vedere come e da chi verrà fatto, oltre a porreci problemi di costi, ci pone anche un problema di immagine, un problema anche di inquinamento, perché i mezzi per trasportarlo ci inquinano più di un qualsiasi tipo di termovalorizzatore. Grazie, per questo motivo noi voteremo. Grazie collega. Adesso il collega Rampelli, prego. Grazie Presidente, colleghi, sottosegretario, riteniamo questo decreto la più classica delle occasioni mancate. Mi rendo conto di non essere particolarmente originale, però davvero si continua a cedere alla tentazione di fare i decreti omnibus, di prendere a pretesto magari un evento di portata nazionale e internazionale come l'anno santo del 2016, indetto da Papa Francesco, per mettere dentro al provvedimento le solite classiche marchette ormai noiose, è noioso anche denunciarlo, dichiararlo, introdurlo all'interno delle proprie dichiarazioni di voto, non c'è niente di originale e la particolarità è esattamente questa, non c'è mai